Lo dice bene, eh? Ciao a tutti ragazzi, siamo qui con organizzatori di Astro Gold con Pepinerus. Sentiamo questa intervista fantastica in esclusiva per Pino. Pepinerus è arrivato secondo alla prima tappa, è uscito oggi al day 2 del main event. No, sì. Ancora non diceva nessuno. Ma hanno scoppiato. Hanno scoppiato. Come raccontare la mano? No, vabbè. Va bene, facciamo un'altra domanda. E, allora. Ma torni a casa, adesso ti giochi anche inside? No, solo da vedo, se decido un attimo se... Ok, c'è la navetta pronta per Pepinerus, mi dicono, e quindi l'intervista è finita, devi andare. La ringrazio, come al solito lei è sempre il numero uno. Il titolo è le interviste impossibili di merda. Comunque non dormo stanotte perché non mi possono scoppiare così. Non mi possono scoppiare. No, ma raccontaci bene la mano perché è veramente straordinario. Cioè, non lo so, è. Ma l'avevi anche trappato, il bello. L'avevo trappato, cioè ho dato tella di debolezza, tutti foldano, bottone mini resa. Io pusho la mia mano. E Oppo ci pensa, ma vabbè, chiamo, ci da KK, io 5-6 suited, niente, mi ha scoppiato, ha beccato un K al flop, mi ha scoppiato 5-6. Il problema forse era quello, off suited è probabile che c'avevo due possibilità di colore, scale, doppio e tutti i resti, forse là, perché ci potevo fare solo colore di fiori. Ma suited di che se ne era? Di fiori. Però insomma, fiori una mano scritta, no? Fiori una mano mai... scritta, non poteva... Sì, non... Di cuori sì. Di fiori che non fa mai colore. Ragazzi, ciao a tutti. Ci andiamo a grillare con carte, mocca d'acqua, piscina. Andiamo Peppo, su, porta. Via. Ciao. Ciao ragazzi.